Allora, sto ricevendo un sacco di domande per quanto riguarda la questione estate, soprattutto sto ricevendo anche molte foto di piante che sono in difficoltà, quindi oggi vi spiego qualcosa di importante ovviamente, e in più i miei discepoli hanno smesso le cicale, ho iniziato a parlare io e hanno smesso. E in più vi svelerò qualche segreto, qualche trucchettino segreto ovviamente, che vi... Vi spiego come sempre come si fanno le cose per avere dei risultati, ok? Soprattutto come andare poi a eliminare i problemi, come andare a eliminare le seghe mentali e come riportare a vigore le piante, come fare lo switch, ok? Quindi pianta in difficoltà, pom, riparte e giù a bomba. Partiamo subito con i risultati, visto che ci siamo. Allora, come vedete, ho in mano una bella pianta. Si tratta di un olivastro che, come vedete, nonostante il caldo, guardate, ok, sta facendo cacci di 20-30 cm come se fosse niente. Questo perché prima di tutto, ragazzi, l'olivastro è una pianta che col caldo va a favola, cioè gli piace proprio il caldo. Sono piante che vivono in Sud Italia, sono mediterranee, in Puglia, che ne so, e quindi come sempre il clima che si è adatto alla pianta fa il suo dovere da solo molto spesso. Però aggiungendo anche i prodotti, quindi giù con le concimazioni, poi abbiamo queste esplosioni che sono molto utili, e vi faccio vedere anche qualcos'altro per continuare. Quanto pesi, che bomba. Comunque, per continuare con le nostre questioni di costruzione, faccio vedere anche il mio leccio che ho appena sistemato nel video corso, ok? Altro video corso, c'era l'olmo, questo qui di fianco, se faccio vedere anche questo. Nell'ultimo che ho fatto invece c'è il leccio, ok? Per quelli che mi stanno chiedendo, ma il video corso com'è, è uguale all'altro? Non è uguale all'altro, c'è un'altra pianta sotto, ovviamente, però è sempre un video corso che riguarda il periodo estivo, qualcosa di simile ci sarà, perché non è che faccio un miracolo di Gesù Cristo, sistemo la pianta, la preparo per l'impostazione primaria che farò quest'inverno, ok? Come ho fatto nell'olmo, però ovviamente sono piante diverse, si fanno altri discorsi. E ricominciano le cicale. E questo è l'olmo. Che troia. Ok, appena potato, nell'ultimo video ho potato sta pianta qua. Vi dimostrerò che fra 10 giorni, 2 settimane, quello che è, tornerà così. Ok, no problem, anche se sarà agosto, no problem. Ok? E in più... Madonna, l'ernia. E come vedete, in più c'è anche un acero tridente qua. Era un po' andato in difficoltà questo, dico la verità, perché stava sotto il sole tutto il giorno. Pum. A un certo punto vedevo che c'era qualcosa che non andava, l'ho messo all'ombra e sta ributtando fuori vegetazione. Quindi, se potete, via qualche fogliolina, quindi se potete il top è mettere le piante in posizione semi-ombreggiata in estate. Se non avete possibilità di tenerle all'ombra, la pianta gliela dovete creare l'ombra, fate una serra con un telo ombreggiato, cioè non è difficile, dai ragazzi, c'è cioè un pochettino di ingegno, non è che bisogna imparare ad andare su Marte, ok? Però come vedete io bene o male mi arrangio, la pianta l'ho spostata qua, è ripartita da Dio, per carità. Gli aceri non amano troppo il caldo, questa è la verità. Faccio vedere l'ultima, poi iniziamo con i discorsi. Porca troia, anche questo appeso, Poi iniziamo con i discorsi seri. Un'altra stasi vegetativa, Guardate che cazzo sta facendo, ok? Questa addirittura, sono qui, questa addirittura aveva preso gli afidi, per questo l'ho comprato in un vivaio, ok? Nei vivai, col cazzo che vi fanno i trattamenti, perché costano, quindi vi arrangiate, vi porta a casa la pianta, in inverno. In primavera e estate vi vengono fuori mille problemi, perché se in inverno si fa prevenzione, ovviamente poi i problemi ci sono e ve li tenete. 2-3 giri con Total Force, tic tic tic, a posto. Guardate che stasi vegetativa, ok? Guardate che roba. E la sto concimando. Stesso discorso per questo, stavo iniziando un pochettino col mal bianco, perché quando c'è umidità, l'umidità, c'è caso che inizia un pochettino il mal bianco sui carpi, soprattutto sulle querce. Quindi ragazzi, Total Force va benissimo per gli afidi, cociniglia, mosca bianca, mosca cieca, ragnetto rosso e anche il mal bianco, quindi patologie fungine. Sono 5-6 prodotti in uno,
ok? Quindi non sbagliate. La cosa bella di questo è quando lo date, il giorno dopo noterete che le foglie sono tipo plastificate, cioè non ci va sopra niente, sono spesse così come la plastica, fa tipo una pellicola spessa, è una bomba, è veramente una bomba ragazzi, ed è un prodotto naturale, quindi problemi non ne dà e non fa cazzate, ok? Non fa cazzate per voi, e anche se avete un cane, un bambino, qualcosa, non è roba, cioè è il primo prodotto naturale che funziona, 4, 5, 6 in 1, 6 prodotti in 1, ok? Ce l'ho solo io, trovate sul mio sito. Detto questo, per quanto riguarda la questione estate, c'è ancora quella diceria che è altamente sfatata da me da 5-6 anni, che non bisogna concimare le piante perché vanno in stasi vegetativa per il caldo, per il concimio dopo le rovina, non lo so. Come avete visto, adesso passano anche gli elicotteri. Come avete visto, ragazzi, scusa, non so, spero che senta l'audio, per carità. Come avete visto, ragazzi, io concimo abbondante ogni 15 giorni. Abbondante vuol dire che seguo le indicazioni sul prodotto, non vuol dire che do 10 volte tanto, perché dopo sì, dopo quel punto cambiano le carte, cioè siete deficienti che date 10 volte quello che dovete dare, c'è qualcosa che non va. Però ci tengo a precisare una cosa per quanto riguarda l'estate. Ragazzi miei discepoli, cercate sempre di andare avanti in progressione in base a quello che sta funzionando, cioè non dovete cambiare il vostro schema di coltivazione perché ve lo dice qualcun altro, cioè se vedete che le piante stanno bene, vi fanno dei cacci così, non si ammalano, ma perché dovete cambiare? Cioè, io da quando ho tirato fuori la mia linea di prodotti, ho iniziato a concimare e continuare così sempre, quindi continuare a nutrire la pianta, ho notato che la differenza è come il giorno e la notte. Okay. Queste cose qui non ve lo dicono in giro semplicemente perché sono io il bonsaista, okay? Semplicemente. C'è anche i professionisti che fanno io di qua, io di là, lo fanno nel tempo libero, cioè voi andreste da... E poi molti non hanno neanche le piante, cioè quelli che vi danno i consigli su Facebook non hanno le piante, ragazzi, cioè andreste mai da un dentista che lo fa soltanto il sabato o la domenica nel tempo libero perché poi durante la settimana fa il muratore? No. Andreste a me da un dentista che non c'ha i denti? Cioè il bonsaista senza le piante è come un dentista che non c'ha i denti, porca troia. Cioè vi fareste mai allenare in palestra da uno che è secco come me? Che cazzo potrà mai insegnarvi? Nulla, ok? Per questo il consiglio che vi do, ragazzi, è uno solo: continuare con le regole di base anche in questo periodo. Come vedete, chi ha un verde esagerato è semplicemente quella persona che continua a proporre lo stesso schema che funziona in eterno. Cioè, è brutto da dire perché so che magari qualcuno si incazzerà, ma non c'è veramente nulla di segreto, semplicemente c'è un protocollo da seguire. Sono 4 prodotti ogni 15 giorni che si vanno a cambiare, ogni 15 giorni dipende in che stagione siamo, e poi si va avanti così in oltranza. Cioè, considerate che il substrato è inerte. Cioè, inerte vuol dire che... Allora, se usate l'Acadam, ragazzi, non c'è veramente un cazzo, ve lo dico sempre. Vi ritroverete per una pianta che scarica, che più scarica non si può. Quindi è obbligatorio concimare ogni 15 giorni, perché non c'è niente dentro. Come si fa ad andare avanti con l'acqua e basta, ragazzi? È normale che la pianta va in stasi e si ferma. Per chi vi dice che le potature non si possono fare in estate? Ragazzi, io ho appena fatto 2 videocorsi sti 2 mesi, ho fatto 2 potature secche, drastiche. Ieri ho messo mano, l'altro ieri, a questo olmo qua, ho fatto un'altra potatura, cazzo. Questa qui a breve farò una potatura, la sughera a breve farò un'altra cazzo di potatura. Ma come cazzo state, porca troia? Cioè, si potrà andare avanti con questi schemini quando dietro non c'è il sottostante, non c'è la logica? È come investire in cripto. Cioè, mi hanno detto il mio amico, si fa il 100% in un mese. Cazzo, ma le piante vi rispondono. Se voi fate le cose e vedete che c'è una cosa positiva, si continua così. Io semplicemente continuo a fare le cose che faccio da 5 anni, ovviamente migliorando la mia linea di produzione per quanto riguarda i concimi. Cioè, considerate questa cosa. Ragazzi, ogni anno salta fuori un qualcosa. Un qualche cazzo salta fuori, sempre. Però sono nel mondo della chimica. Questo perché? Perché i prodotti organici, lento rilascio, le caccoline, quella roba lì, di per sé è un terno all'otto. Cioè, non si sa quanto c'è dentro di titolazione in un caccolino di merda messo lì. La titolazione quindi è messa così, come per dire, potrebbe esserci più o meno c'è questo. Quando si parla invece di prodotti liquidi, ragazzi,
è una miscela fatta apposta, quindi al grammo al centesimo. Qui potete capire che poi dopo lì ovviamente c'è un mondo dietro, cioè io ci sciolgo anche altre cose, perché molti dicono no, ma quel prodotto uguale a quello, ma sti cazzi, ma sono io il produttore, cioè sono io che do l'ok e scelgo i componenti, ovviamente ci aggiungo qualcosa, perché se vedete un'esplosione come la mia sughera in questo periodo, ragazzi, c'è qualcosa di diverso, no, rispetto agli altri. Cioè io sono l'unico che ha foglie tutte verdi su tutte le piante che ho, indipendentemente da quello che sto coltivando, indipendentemente dalla stagione. Non c'è mai una foglia gialla, che sia inverno, sì, cazzo, le piante perdono le foglie. Però bisogna sempre fare i conti con la verità e con la tecnica e soprattutto con i prodotti professionali, perché sennò tutte le volte state lì a non capire cosa c'è che non va, cioè, semplicemente state facendo le cose in un altro modo, in un modo che non funziona. Quindi o va bene o non va bene, non c'è la via di mezzo, non c'è l'estate, la stasi vegetativa, c'è se sbagliate, se no non c'è. Detto questo, mese c'è il videocorso, ok? Un video gratuito, quello con Leccio, nuovo videocorso gratuito, gratis, non costa niente, quindi se dovete fare un ordine sul sito ne approfittate. Se vi manca qualcosa, fate un ordinello da 20 euro, quello che è, così beccate anche il video, butta via, cazzo, un videocorso e costa 97 euro, ok? Gratis, alla faccia di quelli che vi vendono i corsi da Dubai, che potete... Per vincere, diventare milionari, così, in due giorni. Detto questo, ragazzi, io posso aiutarvi sempre e comunque. Qua c'è il mio numero su WhatsApp. Se avete piante in difficoltà, mandatemi una foto della pianta, vediamo cosa c'è da fare. Cioè, molto spesso il problema è semplicemente che non state facendo le cose con il ritmo giusto. Cioè, se avete una pianta che in un vaso così, e la pianta è grande così, potete capire che... Che cazzo, se la pianta è così, ci sono così di radici, potrete capire con la logica che forse la pianta ha bisogno di un pochettino più di radici, no, per campare. Quindi quando la pianta parte bene in primavera e a un certo punto matura, poi prova a ripartire e crolla, vuol dire che non c'è la base sotto, cioè non c'è la ciccia sotto, o la pianta non ha fatto le radici oppure ne ha poche. Deve ancora aggrappare bene e non c'è ancora quell'equilibrio che vi serve. Cioè non è questione avete concimato troppo, per carità, se avete dato concime così, ok, ma non è il problema che avete concimato troppo, troppa acqua, poca acqua, non ci sono le fondamenta, cazzo, cioè qual è il problema? In estate, se non avete abbastanza radici sotto, la pianta va annaffiata molto di più, perché sennò il panetto si asciuga subito, soprattutto se avete la pianta in un substrato che non va bene. Quindi se avete la torba, ragazzi, è un casino, perché rimane molto fragile. Se avete la cadama, è una merda totale, perché diventa polvere, si sgrana, si asciuga subito, dovete star lì a... la pianta fa le foglie gialle, ma chissà perché, perché non beve, semplicemente non beve. Quindi luce, se potete in questo periodo a mezzogiorno almeno cercate di ripararlo un attimo queste piante, perché comunque sia non gli fa piacere. E per il resto claudiobonsai.com, cioè nel prossimo video. Un'ultima cosa, sto lavorando su un nuovo prodotto che si chiama Predator, ok? Ciao a tutti.